Cancellate ansie, menzogne, delusioni e andiamo avanti tutti insieme. Un grande sogno merita che ci siate anche voi. Una giornata importante perché i ragazzi partecipano alle istituzioni, lavorano sugli articoli della Costituzione, quindi vuol dire che vogliono prendere parte anche alla vita attiva del nostro paese. Il messaggio che ho voluto dare loro è che appunto la cittadinanza non è solo avere una carta d'identità, la cittadinanza è partecipare, è chiedersi che cosa posso fare io per il mio paese, non aspettare sempre che le cose arrivino dall'alto. Qual è la causa della sconfitta secondo lei del Movimento 5 Stelle? Ma siano prevalentemente un sistema di informazione che non informa i cittadini adeguatamente su quello che noi facciamo. Sì, è così. Mi dispiace, ma è così. L'Agicom si è accorta da solo che Renzi aveva... Mi faccia parlare a me. Ma certo, io ho fatto autocritica, ho stampato anche, ho pubblicato anche un pezzo dove dico che probabilmente potevamo parlare con dei toni diversi, che forse non tutti gli italiani hanno capito. Detto questo, per me la principale responsabilità in questo paese è l'informazione, che non funziona. Il processo online ai giornalisti. Guardi che io, ascolti bene, lei di che testata è? Sky? Io mi batto tutti i giorni per i diritti dei giornalisti e dei precari in vigilanza Rai. Quindi io non faccio processi a cavolo. Io mi batto perché noi viviamo in un paese dove non esiste un'informazione adeguata. Questo è diverso. Se lei vuole parlare, fare degli slogan, delle cose scandalistiche, le faccia lei. Lei l'ha appena detto uno. Ci avete fatto una campagna elettorale sui processi online. Informate i cittadini sul fatto che la mia attività, per esempio in Vigilanza Rai, è quella di tutelare proprio i precari e la libertà dei giornalisti. Poi il resto, ci sono gli slogan, le campagne elettorali, ci sono i toni alti, i toni medi, i toni di vario genere. Questa è la verità. Pizzarotti ha chiesto autocritica, ha detto che i toni sono sbagliati. Ma può essere. Ma io non sto dando la colpa agli altri, solo ho fatto... Senta, ma lei, scusi, è molto aggressivo. Io l'ho già detto che i giornalisti e il sistema di informazione... Allora, potete fare anche un po' di sana autocritica? L'ho fatta, l'ho appena fatto, ho appena detto che potevamo moderare probabilmente certi toni, non abbiamo saputo parlare a tutti gli italiani. Fine dell'autocritica, adesso facciamo una critica al sistema di informazione che ci porta al 73° posto anche di più. Sì, ma per esempio, perché Agicom ieri ha tirato fuori che Renzi è stato sovraesposto? La TV si accende da solo e c'è lui che promette 80 euro agli italiani. Questo avrà influito sul voto oppure no? Molte volte quando siete invitati non venite in trasmissione, però. Soprattutto io funziona oppure no? Notte elettorale in cui sono stata come una cretina tutta una notte con due deputati che fino alla fine non hanno mai voluto aprire bocca su nulla. Allora, quando in una trasmissione, io sono un cittadino italiano, glielo dico io, quando io sono seduto in un talk show e io dico bianco e un altro dice nero, allora probabilmente qualcuno sta mentendo su una determinata questione. Toccherebbe al giornalista informare i cittadini e dire questa questione bianca è così, questo nero è falso, non va bene. Cioè ci deve essere una persona preparata in uno studio indipendente. Parliamo della RAI, parliamo di Todini. Todini si è appena lasciato il posto nel CDA. Vogliamo mettere una persona competente che faccia trasparenza e che aiuti? Abbiamo o non abbiamo una TV pubblica che è da 30 anni lottizzata? Volete negare questo? Volete negare che i direttori dei TG non siano in quota politica? Volete negare agli italiani che i direttori di rete non siano in quota politica, che tutto il CDA non sia in quota politica? Di cosa stiamo parlando? Vi saluto. Del fatto che gli italiani...